Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Vi è piaciuto il video della settimana scorsa, con un po' di flameino, con un po' di robine, vi piacciono quelli lì, lo so. Oggi parliamo dell'MTR 16 della Tokyo Marui. Per chi non lo sapesse, è un fucile completamente a gas. È molto interessante, con una serie di particolarità che personalmente adoro, estremamente realistico, fate eccezione un pochino per tutti gli intarsi color oro di questa versione, ma può piacere o non piacere, l'importante è che spari a gas e faccia schifosamente schifo, perché è veramente molto preciso, essendo Tokyo Marui. Io ti incoro. Prima di partire però, come al solito, sigla. No, davvero non lo sapevi? Non sapevi che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia? Negozio che vende attrezzatura da software e anche da poligono e altre robe relative all'ambito militare a ottimi prezzi? È un gran peccato, potresti infatti andare a vedere in descrizione e trovare il link del nostro shop. Stanno diventando sempre più cringe queste cose, cioè sempre un pochino più cringe. Ragazzi, MTR 16 Tokyo Marui, GBB, BBG, CCC, CPC, SS. Questo se lo metto al contrario, però suona uguale. Questo fucile, oltre ad avere quella che molti definiscono un'estetica molto accattivante, mentre altri lo definiscono un'estetica di madre, questo fucile personalmente mi piace molto. Non solo perché comunque un fucile GBB, quindi ha tutte delle particolarità che permettono di avere fucile leggero, senza pesi aggiuntivi, ben bilanciato, molto comodo, con tutta una serie di cose che i fucili da soft air elettrici non possono avere, tipo impugnature e calci di un determinato tipo, ma in più ha anche che è veramente molto figo. Io sono fan delle carabine da soft air, questa è una gran dose di carabina da soft air, questo senza ombra di dubbio. E senza neanche cominciare a parlare del fatto che, essendo Tokyo Marui, ha una precisione disgustosa e un funzionamento anche a bassa temperatura, temperature abbastanza buono per essere un fucile GBB, che normalmente come aggettivo non ha un abbastanza buono ma ha uno schifosamente inutile per avere una differenza, ha delle features molto particolari che gli permettono di essere leggermente differente da altri fucili. Prima di tutto, come potete vedere, ha il caricatore da vecchio M16, quindi il caricatore corto, che è questo qui, all'interno del quale ovviamente va il gas, perché, come vi ho già detto, che suoni gustosi e croccanti, troviamo un sistema completamente GBB, quindi all'interno non troviamo gearbox e tutte quelle balle lì, ma un sistema molto più realistico, quindi con un otturatore che ci permette di andare a incamerare singolarmente tutti i colpi, rinculo, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente un'altra cosa molto interessante è che è completamente ambidestro, quindi come avete visto io prima ho sganciato l'otturatore da questa parte qui, ma troviamo tutti i tasti anche dall'altra parte, compreso il selettore di fuoco. Un'altra particolarità, visto che stiamo parlando del selettore di fuoco, è che nel momento nel quale il fucile non è armato, non vado, come in quello vero, a poter inserire la sicura, perché non c'è niente da mettere in sicura, visto che non abbiamo nulla di pronto a fare fuoco, mentre quando vado ad armare e metto in sicura, ovviamente non sparo, ma soprattutto si può inserire la sicura. Come detto, i pesi su questo affare sono estremamente ben bilanciati, non fatevi spaventare, infatti, cosa che volevo dire sin dall'inizio, da questo paramano infinito. Sì, è molto lungo, ma allo stesso tempo è estremamente leggero, perché oltre ad essere un M-Lock, tra l'altro fatto molto bene con la canna gialla spiralata interna, che permette anche di staccare e di notare un pochino meglio le particolarità del fucile, è estremamente leggera, come vedete è stata veramente ben fatta, sempre in alluminio, un ottimo materiale, e in più c'è da dire che tutto il fucile, soprattutto upper e lower, sono in Cerakoted, che è Cerakot come verniciatura, perché Cerakoted ve lo spiegheremo in un secondo momento, quindi è tutto Cerakot. Questo ovviamente previene graffi e altri inconvenienti di rovinatura del fucile. È un po' scura l'immagine, io vi chiedo perdono, ho provato a schiarirvi un po' l'immagine perché oggi c'è un tempo di arrem. Ve l'ho fatto vedere prima da vicino, ma ovviamente troviamo tutti gli inserti fatti ovviamente color oro, è disponibile anche la versione silver, io personalmente preferisco la versione oro da tutte le parti, già con fast trigger, che ovviamente non è MOSFET perché non vi serve assolutamente a niente, visto che, come già detto, è GBB. Loghi originali, ovviamente, guardate che bello questo M-Lockino
e trovate sul corpo della replica anche gli attacchi QD. Uno è presente qui, giusto sotto il tubo del calcio, e l'altro è presente anche sul calcio, ovvero qui. Il calcio, tra l'altro, si può rimuovere questo pezzettino che vedete qui, tenuto insieme da un altro intarsio, componente aggiuntivo accessorio color dorato, per renderlo ancora più slim. Adoro questo calcio, mi capita veramente raramente di poter dire che il calcio mi piace, ma è veramente comodo e riuscite a incastrarlo in maniera perfetta. 5 posizioni telescopico, neanche da dire, questo l'avete già notato. Vorrei soffermarmi infine solamente sullo spegnifiamma, che è veramente molto molto bello, soprattutto per questo tipo di fucile, e mi muoverei dopo questa carrellata di esterni nel parlare dell'unica cosa interna che vi deve interessare, ovvero dov'è l'op-up. È letteralmente qua in fondo, non riesco a farvelo vedere in un altro modo, non riuscite ad accedervi dal lato, dovete andare direttamente qui e c'è una piccola ghiera che potete andare a girare. Ci arrivate col dito, potete usare anche uno strumentopolo se necessario. Direi che possiamo passare adesso alla prova di tiro. Bazinga, prima di passare alla prova di tiro vi faccio vedere la versione modificata di War, tutta customizzata, perché andremo a utilizzare quella per provare a sparare, in modo tale da lasciare la versione ovviamente nuova in tonsola. È stato necessario ampliare ulteriormente l'inquadratura, questo che vedete qui è l'MTR-16, tutto accessoriato del buon War. Personalmente così è veramente incredibile, e un altro vantaggio che hanno questi modelli, che vi dico già e poi riprenderò nelle conclusioni finali, è che ovviamente sono compatibili, come potete vedere qui, nell'impugnatura con accessori d'arma vera, perché non avendo all'interno il grip di impugnatura, il motore come molti altri fucili, questo vale anche per il calcio, il tubo del calcio e altre cose, potete montare accessori d'arma vera senza problemi di compatibilità. Bene, passiamo alla prova di tiro. Come detto, useremo il bambolo del buon War, quindi andiamo a inseriamo il caricatore e incameriamo il primo colpo. Delizioso. Andiamo a sparare al bersaglio, ripeto, siamo a 15 metri, il caricatore ovviamente da 20 colpi con all'interno gas verde, Nimrod Nuprol. Io vi consiglio il Nimrod, se avete anche il Nuprol può andare bene. Noi andiamo ovviamente a sparare, io li sparo come capita, poi dopo vi faccio vedere il risultato del bersani, del bersaglio. Per divertimento di tutta la famiglia, gli ultimi colpi li facciamo in raffica. Proprio una raffichina veloce. Vado a prendere il bersaglio e vi faccio vedere com'è andato il giochino. La palissiano, direi, è molto molto buono. Ci sono dei punti dove sono leggermente uscito, anche perché ho sparato molto velocemente senza troppo controllo, per farvi vedere un pochino di più rinculo. Quando effettivamente mi sono messo lì a tenerli, come vedete, ci sono dei punti di grouping veramente ben fatti. Qui addirittura 3-4 colpi insieme, un paio sono usciti quando ho smesso di controllare, ma il grouping è tutto lì. Solamente un colpo è andato fuori qui e uno qui. Non c'erano dubbi che questa replica fosse veramente una bestia. L'unica cosa che vi posso aggiungere è che comunque 20 colpi all'interno del caricatore con un grouping così non li sentite nemmeno, tenendo conto che gli ultimi comunque li ho sparati a raffica, quindi veramente lì li ho cacciati dove capitava. Inoltre il fucile sì è abbastanza pesante, sì abbastanza lungo, come peso siamo sui 2675 grammi, quindi 2 chiletti e passa, non li sentite, ve lo assicuro, per come è fatto non li sentite. È ovviamente pesante, ma raramente dovrete stare in puntamento fermi senza un appoggio da nessuna parte come ho fatto io, e comunque anche con un minimo di vibrazione il grouping è questo, quindi cosa vi devo dire. Passiamo pure alle conclusioni finali. Cosa ne penso quindi di questi modelli? Sono effettivamente i fucili GBB Tokyo Marui migliori sul mercato? Ne vale la pena? Cosa volete che vi dica? Sì, non ho mai nascosto che Tokyo Marui, se c'è una cosa che sa fare veramente molto bene, sono i prodotti GBB. Molte volte però, purtroppo, bisogna accontentarsi, cosa che vale anche per G&G, attenzione, con repliche o poco realistiche o con componenti su di esse che lasciano un pochino a desiderare dal punto di vista del realismo. Vedi per esempio le Glock famosissime Tokyo Marui, che sì, sparano benissimo, ma hanno dei componenti in plastica che non dovrebbero essere in plastica. Vedi il carrello per esempio. Ci sono determinate cose quindi che sì, super funzionali per le prestazioni, super schifose per il realismo e per il feeling dell'arma. Ecco perché tendenzialmente io sono più un VFC barra Umarex fan quando si parla di repliche a gas. C'è da dire però che VFC e Umarex, sì, molto bella l'estetica, ma le performance
Dipende dai prodotti che fanno. Tendono anche molto spesso, piccola parentesi, a lasciare un pochino andare determinati prodotti, dimenticarseli e poi svegliarsi e dire: ah sì, dobbiamo far uscire i caricatori per questa cosa, o ah sì, dobbiamo far uscire le valvole per questa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che quando mi è stato presentato questo prodotto, dopo che è stato anche atteso parecchio, perché si è fatto attendere, l'hanno teaserato, erano tutti lì a dire chissà quale sarà questo nuovo fucile, ed è uscito, in molti hanno storto il naso, in molti erano non lo so. Quando c'è finalmente arrivato sulle mani, è inutile dire che ci siamo innamorati, anche perché Warch ha speso una piccola fortuna per equipaggiarlo tutto oltre che per comprarlo, quindi mi sembra la palissiano che ci sia piaciuto. E ci è piaciuto proprio perché, a nostro parere ovviamente, Tokyo Marui è riuscita a compensare e sistemare un po' dei problemi che avevano sulla vecchia linea, ovvero sì, prestazioni incredibili anche se pensati per un mercato dove devono sparare a 0.7 joule, e estetica. Finalmente un'estetica che è accattivante, sì, comunque non realistica al 100%, non troviamo determinati loghi come fa per esempio Crytek con VFC, assolutamente, ma veramente ben fatto, abbastanza realistico per poter passare il test e per essere passabile appunto come un fucile per esempio da tiro dinamico, soprattutto questa versione oro per ovvi motivi. Le prestazioni sono, come avete visto, spettacolari, per essere soprattutto un GBB può tenere testa senza problemi con la temperatura giusta esterna a dei fucili elettrici, soprattutto quando si gioca esclusivamente in colpo singolo. I caricatori sì, costano come tutti i caricatori a gas, non vi costano tanto di più, vi avverto, trovate il link in descrizione ovviamente, dei caricatori per le nuove Glock o per quello che è, i caricatori delle robe a gas costano, quindi vanno trattati bene. È necessario fare manutenzione al fucile, ma le performance rimangono sempre lì, non si scappa. Un'altra cosa che potrebbe farvi storcere il naso è ovviamente il costo. Sono fucili molto costosi, tutti i GBB sono fucili costosi. A mio parere è una cifra che ha senso, soprattutto se poi dopo vado a dilazionare magari la spesa prendendolo a rate, come è possibile fare in negozio. Continuo a ricordarlo soprattutto su questi prodotti qui, perché molti di voi vengono e dicono: stacca, ma lo posso prendere con finanziamento? Allora lo prendo. Ve lo continuo a dire perché secondo me è una cosa molto figa, quando ho cominciato io non c'era, e questa possibilità apre un sacco di porte per prendere cose anche che performino molto meglio, anche se costicchiano un pochino di più. Bando alle ciance, il punto è che questo affare funziona veramente molto bene. Costa, bisogna spendere, ma già out of the box, senza essere modificato, è fenomenale. E personalmente in tutti quei campi dove si gioca ovviamente in urban più che per il boschivo e posso giocare a colpo singolo, io andrei esclusivamente di GBB, tempo per me. Ultima piccola nota sulla temperatura: come performa con temperature basse? Bene. E con bene intendo dire veramente molto bene. Non ghiaccia più di tanto. Ovviamente non è una replica da usare, come avete immaginato, a raffica, a cannone, a svuotare caricatori a bestia. È una carabina da tiro, quindi la userete principalmente, e questo ve lo consiglio in generale con tutti i fucili a gas, in colpo singolo con tiri controllati. Questo permette al fucile di non raffreddarsi troppo velocemente, e andate ovviamente anche a sfruttare la precisione di quello che è sostanzialmente più un cecchino che una carabina d'assalto. Ultima roba, ovviamente dovete usarci il gas corretto a seconda della temperatura. Io su questo metterei solamente rosso, blu e verde, a volte magari il bianco d'estate quando c'è molto molto caldo, per non andare a sforzare troppo i componenti interni, e la chiamerei giornata, cioè siete a posto. Chiaramente quando ci sono da sotto gli 8 gradi fate più fatica, però mi viene anche da dire che d'inverno, quando piove e ci fa schifo, quante volte andate a giocare? Magari tutte le volte, non lo so, ognuno di voi è diverso. Quindi, tirando le somme, mi piace tantissimo. Sono diventato iper fan dei prodotti GBB e c'è da dire che anche se VFC fa dei prodotti più realistici, non tengono testa agli interni di Tokyo Marui. Fine. Senza se, senza ma. Purtroppo VFC va poi modificato aftermarket. L'ho detto. E io ho un VFC, quindi nel senso, ragazzi, che ve devo dire? L'estetica. Detto ciò, io ho terminato, vi lascio in descrizione tutti i link delle cose di cui ho parlato, sia dei caricatori che del gas che del fucile, che secondo me è interessante andarsi a vedere tutte le piccole robine specifiche che ci sono all'interno per poter prendere una bella decisione, ovviamente linkato sul nostro sito dove trovate un sacco di prodotti super interessanti. Io vi ricordo tra l'altro che trovate anche i link del nostro Instagram e del mio Instagram, di entrambi. Pubblichiamo tanto contenuto su entrambi e potete seguire attivamente la vita del canale, che è sempre ottimo, perché pubblichiamo e vi informiamo su tante cose. Vi ricordo inoltre che, essendo sabato, sul mio Instagram vi faccio uscire tutti i prodotti più interessanti che vedo in giro per il negozio che mi sono arrivati. Quindi se volete trovare qualcosa di nuovo, o se vi interessano dei prodotti che magari sono appena tornati, volete saperlo prima degli altri, venite lì che nelle storie trovate un sacco di robine interessanti che potrebbero soddisfare il vostro appetito e la vostra fantasia.
qui da Red è effettivamente tutto. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e noi ci vediamo al Monopoly Software Shop o in alternativa sabato prossimo con un nuovo incredibile video. Stay angry! Carina come l'ho cambiata alla fine, hai visto? Ci ho aggiunto che ci possiamo vedere in negozio, perché comunque sono sempre qua. Ora mi raga.